Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti nella nostra città, io sono il presidente del CPT di Napoli e vi do il saluto a nome di tutti gli enti bilaterali che sono qui operativi a Napoli. Oggi noi abbiamo qui la prima conferenza nazionale del sistema bilaterale, un sistema molto importante perché è un sistema che è composto da 300 organismi presenti sul territorio che sono proprio a servizio delle imprese, dei lavoratori per la regolarità, la sicurezza e la formazione. Emblematico per me il titolo, il valore del lavoro per il rilancio delle costruzioni, perché in questo momento, e come è stato già detto, noi stiamo soffrendo una crisi tremenda. Voglio soltanto sottolineare un dato che del Centro Studi dell'ANCE. Tra il 2008 e il 2012 gli investimenti sono scesi del 24,1%, un dato veramente preoccupante. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sempre di più essere uniti a rete, dobbiamo fare sistema, dobbiamo fare in maniera tale che la grave crisi che sta attraversando il nostro settore, crisi che veramente ci sta dando conseguenze terribili, pensiamo alla perdita occupazionale, nella nostra regione dal 2006 al 2011 sono stati persi 27.000 posti di lavoro, di cui 23.000 soltanto negli occupati dipendenti. In questo momento dobbiamo ancora di più unire tutte le forze, questo è il significato di questa conferenza. Uniti insieme per andare avanti, per cercare di contrastare la politica deflattiva del governo che in questo momento attraverso una serie di azioni ci sta ponendo in grave difficoltà. Voglio soltanto pensare al ritardo dei pagamenti alle imprese, al credit crunch delle banche, all'imposta dell'IMU che andrà a gravare anche sull'invenduto e quindi frena il mercato immobiliare e quindi a tutte le conseguenze che vanno sul sistema delle costruzioni. Allora sicuramente da questi lavori noi riusciremo a trovare un indirizzo per andare avanti, per essere uniti, per contrastare la grave difficoltà del momento. Buon lavoro e grazie.